Ci alziamo in piedi che balliamo l'inno dell'oratorio feriale. Io penso che la prima parola da dire ogni mattina quando uno si sveglia è grazie. Grazie che ho una casa in cui ho dormito, grazie che c'è un oratorio in cui posso andare, grazie perché c'è una chiesa in cui posso grazie perché c'è tanta gente che senza neanche farmelo sapere lavora e ha lavorato per me. Quindi io sono contento di essere ospitato, però vorrei raccomandarvi di saper ringraziare perché voi siete ospitati. Con questa giornata si aprono in Valsassina le visite agli oratori feriali, andrà anche a Roa e in altre zone della diocesi. Ecco, lei ha lasciato dei consigli a questi ragazzi nei diversi oratori che ha visitato. Se dovesse dire quello che le sta più a cuore. Ma quello che mi sta più a cuore è che ciascuno realizzi la sua vocazione ad essere felice. E il motto di quest'anno dice una strada per raggiungere la gioia, che è quello di essere capaci di farsi carico degli altri, di prendersi cura della gioia degli altri. Infatti il motto di quest'anno è noi per tutti, che naturalmente non significa ciascuno di noi deve fare tutto per tutti, perché sarebbe una fantasia irrealizzabile. Ma significa concepire la propria vita come una missione ad essere a servizio della gioia degli altri. Quindi questa è la cosa che mi sta più a cuore. Noi per tutti. Che significa noi per tutti? Cosa dobbiamo fare noi per tutti? Ecco, io vorrei spiegarvi questo. E dunque la terza parte di questa preghiera è proprio la domanda che io rivolgo a Gesù a nome vostro, perché sì, noi per tutti va bene, ma cosa faccio? Io che sono un ragazzo di prima media, che sono uno di 15 anni, che sono un adolescente, io cosa faccio? Noi per tutti cosa vuol dire? Ecco, qui ho cercato di mettere la risposta che vi lascio per la vostra preghiera. La prima cosa che ho scritto è questa: non perdere oggi l'occasione per amare. Ecco, oggi è l'occasione per amare. Quindi io vorrei dire, che giorno è oggi? Mercoledì, va bene. Che giorno è domani? Giovedì, va bene. Che giorno è? Domenica. Sì, tutti giorni diversi. Però il nome proprio di giorno è occasione per amare. Oggi è l'occasione per non perderla, non perdere questa occasione, perché non torna più. Oggi siete qui, avete qualche ora da passare, è un'occasione per amare. Magari tra un po' andrete in qualche altro posto con la vostra famiglia, anche lì un'occasione per amare. Magari andate a trovare la nonna, magari andate a trovare qualche malato che fa parte un po'. Ecco, non è l'occasione per amare, non perdere oggi l'occasione per amare. Ecco, questi ragazzi come vivono il momento della proposta estiva? Questi ragazzi vivono molto bene la proposta estiva, ma perché fanno anche un cammino durante l'anno. I ragazzi, mi viene in mente soprattutto i ragazzi delle medie, che sono un'ottantina, una novantina, ogni giovedì si trovano e dopo durante l'estate frequentano l'oratorio estivo e anche il campeggio, e così anche i ragazzi delle elementari. Ci sono diverse proposte, come è stato detto, due proposte tutto il giorno e una proposta di mezza giornata all'oratorio di Pasturo. Gli oratori sono frequentati e potremmo dire che tutti i ragazzi che andavano a scuola, dalla scuola, sono arrivati in oratorio e vivono giornate belle, ma soprattutto edificanti dal punto di vista della fede, ma anche nell'andare a vedere e a scoprire le bellezze che il nostro territorio ci regala, soprattutto le montagne, andando quasi ogni settimana a fare una camminata. Io voglio anzitutto ringraziare di questa accoglienza, ringraziare voi che avete preparato questi segni di benvenuto. Adesso io vi lascio
una piccola immaginetta che poi magari vi spiegherò un po', però grazie del benvenuto, ringrazio il signor sindaco e la sua presenza è importante per dire certamente l'oratorio feriale, l'oratorio estivo è iniziativa della parrocchia, della comunità pastorale, però la società civile che il sindaco rappresenta in tutti i suoi aspetti è qui per dire che anche la società civile apprezza quello che la parrocchia fa, perché appunto la possibilità di queste settimane di oratorio fa del bene a voi, alle vostre famiglie e a tutto il paese, quindi ringrazio il signor sindaco. Signor sindaco, cosa significa l'oratorio? Non è solo un modo per parcheggiare i ragazzi perché magari i genitori lavorano entrambi ed è finita la scuola, ma è un luogo di crescita anche civile. Assolutamente sì, guai se non ci fosse l'oratorio. L'oratorio è, anche se non altro, a maggior ragione oggi con tutta la tecnologia, è un luogo di incontro, di socialità per i ragazzi che purtroppo altrimenti con la nuova tecnologia stanno un po' perdendo. Quindi l'oratorio è un'iniziativa che va portata avanti, verrà sostenuta comunque anche dal comune nei limiti delle nostre possibilità ovviamente, e per questo ringrazio ancora la comunità pastorale Don Gianmaria per tutto il loro impegno, e ogni anno stiamo vedendo noi che il numero dei ragazzi che partecipano sono sempre di più, sono sempre più, diciamo, attratti, e io sono contento perché io ho una figlia che praticamente ha partecipato all'oratorio. Esatto, sì. La situazione dei ragazzi è difficile psicologicamente, voi come amministratori pubblici sentite questa responsabilità? Purtroppo non solo a Barcio ma in tutta la Valle, ma penso che purtroppo sia un problema a livello nazionale, il numero degli adolescenti e anche dei ragazzi che richiedono assistenza ogni anno aumenta, purtroppo. Non so le congiunture, ci sono tanti fattori che portano a questo, però diciamo che una soluzione potrebbe essere anche magari spingere questi ragazzi a frequentare luoghi come l'oratorio, e sono sicuro che secondo me potrebbe essere un incentivo a diminuire questo andamento, però purtroppo ci sono delle attività, dei servizi sociali che magari non la vedono come un palliativo e non come una soluzione. Questo magari potrebbe essere cambiato, diciamo, questa tendenza. Non lasciare che nessuno vada via da te senza un sorriso. Ecco, questa è una cosa facile, almeno mi sembra. Sorridere. Sorridere. Quando tu incontri una persona e sorridi, cosa, non fai niente per lei, però gli dici: beh, sono contento di vederti. Quando tu incontri la mamma e il papà e sorridi, tu che cosa fai per il papà? Niente, però gli dici: sono contento che tu sei mio papà e mia mamma. Quando voi incontrate i ragazzi qui al giorno in cui venite all'oratorio e sorridete, dite a quelli che sono qui: sono contento di essere qui con voi. Sorridere non è una cosa così che risolve i problemi del mondo, però è una cosa che tutti noi possiamo fare, noi per tutti. Cosa possiamo fare? Essere un sorriso che dice: siamo contenti di essere al mondo e siamo contenti che al mondo ci siate voi. Cosa significa fare il responsabile dell'oratorio feriale? Allora, significa sicuramente condividere il proprio tempo con gli altri ragazzi che vivono in Valsassina, aiutarsi a vicenda, cercare di rendere le loro giornate qualcosa da ricordare per la propria vita. È la prima volta che sei in questo ruolo? No, è il secondo anno che lo faccio. Quindi è andata bene l'anno scorso? Sì, per fortuna sì, quindi sono tornata anche quest'anno, contenta di rifarlo. Arianna, per te invece? Sì, diciamo che fare il responsabile dell'oratorio significa proprio mettersi in gioco e dare il proprio tempo, ma in realtà significa anche prendere tanto dai ragazzi, perché tu dai ma loro ti danno il doppio, perché ti insegnano davvero tanto. Non dimenticarti mai della tua vocazione ad essere felice. Ecco, noi siamo al mondo non per diventare vecchi, noi siamo al mondo non per dire: boh, chissà cosa farò nella vita. No, noi siamo al mondo per dire: sono chiamato ad essere felice, e la strada della gioia ce la insegna Gesù, perché noi siamo fatti ad immagine di Dio. Ecco, queste sono le parole che ho scritto per rispondere a questa domanda: noi per tutti. Cosa vuol dire? Ecco, vuol dire sorridere, vuol dire
aver stima di sé per quello che si fa vuol dire realizzare la propria vocazione.